E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft nella vaniglia insieme a mio fratello. Ciao ragazzi, allora raga, noi off camera abbiamo preso altri diamanti come promesso e abbiamo preso altri diamanti e ora vi faremo vedere nella chest quanti ne abbiamo e vi diremo cosa faremo oggi con quei diamanti. Vai, ragazzi, ok, sono tornato in acqua. Ho detto ragazza, volevo dire ragazzi, stavolta siamo stati più fortunati del solito perché guardate un po', sì. Ne abbiamo 16. 16. Ne abbiamo trovati 11, che l'altra volta ne abbiamo lasciati 5 perché ce n'erano avanzati 5, quindi ne abbiamo trovati 11. Perché ve l'avevo promesso, ovviamente, se tu prometti una cosa, non è che nel prossimo video ti presenti con gli stessi diamanti. Prove? Sì, allora raga, oggi abbiamo deciso che questi diamanti ci faremo una corazza di diamante per uno, che ne servono 8 di diamanti per fare una corazza, quindi faccelo tutte e due. Ok, so come si fa. Vai. Non so come si fa, ma è vero, clicco due volte, ok. Io lo so fare. One and two. E a chi ce le mettiamo, spine? No, spine si mette alla corazza, direi, boh, te lo metto spine. Io mi faccio colorare. Ok, però questa non la siamo finché non ci si consuma quella di ferro. La teniamo nell'inventario, carina, sì. Finché non si consuma. Sì, raga, la enchanteremo e basta, la metteremo nella chest, casomai. Se no, non la enchantiamo oggi, questa enchantiamola direttamente quando dovremo... quando la dovremo usare, perché è inutile che la incentiamo già oggi. Vabbè, ma tanto mica si consuma, dai, già mica così ce l'abbiamo incentrato prima. Ok, che prendo? No, che non lo so se abbiamo abbastanza esperienza, penso di sì. Comunque, lo sai cosa sarebbe meglio? Non subito fare quella con spine, ma con lapislazzuli, che non abbiamo più. Quindi, raga, ora facciamo un piccolo taglio, andiamo un po' in miniera, prendiamo un po' di lapislazzuli e poi ci incentriamo questa nel tavolo dei incantesimi. Così, se ci esce qualcosa di meglio, almeno ce l'abbiamo già, senza sprecare livelli. Raga, ci vediamo quando abbiamo preso un pochino di lapislazzuli. A dopo, raga, ci vediamo dopo. A dopo, raga. Ok, ragazzi, siamo andati in miniera. Abbiamo trovato un bel po' di lapislazzuli. Dillo tu quanto ne abbiamo trovate. 40, raga. Ora andremo ad enchantarci il nostro primo pezzo di armatura in diamante. Oddio, sono felicissimo. Dammeli. Vai, te le do a metà. Ok, ovviamente se sentite il vento. Ok, allora, il primo protezione da proiettili 1. Il secondo, livelli necessari 11 e livelli necessari 28. Ah, è vero, sì. Però il secondo sarebbe protezione 2 e il terzo protezione 3. Magari, visto che ora è notte, visto che fra un pochino è notte, anche brutto tempo, ci sono un po' di creeper in giro, magari ci facciamo un po' di esperienza. Ci vediamo quando ci abbiamo un po' di esperienza, ciao raga, a dopo. Okay, ragazzi, ci siamo fermati un bel po' di esperienza. Io ne ho 35, tu già mi conta ne hai? Io 37. Ok, e ora possiamo incantarci l'armatura, vediamo. Vai. Allora, il meglio sarebbe protezione 3 e me la prendo. Vai, fatela. Protezione 3, ok, punta armatura più 8. Solitate l'armatura più 2, buonissimo. Vediamo, ora okay. Mi dovrebbe... Io. Ok, mi aumenta di 1, buono, buono. Ora te la incanti tu, cioè... Anche a me protezione 3. No, ho buttato la mia spada per sbardio. Grazie. Eccola. Protezione 3. Oh, mi ha dato indistruttibilità 3, protezione 3. Buonissimo. Buono, buono. Franco, io direi di fare. La spada. Ne abbiamo tantissimo. Questa qua la potremmo anche buttare di armatura. Guarda. No, Chami, sì. Se no poi non ce l'abbiamo. Va bene. No, vabbè, ce la mettiamo ora, che è più figo così, avere tutto un po' di diamanti, sì, per il ferro. Però quando ci si rompe questa, quella di ferro comunque non la buttiamo. Cioè, ce la teniamo di scorta. Sì, ora facciamo una cesta dove ci le nostre... I nostri... Un attimo, la sto facendo.
Ok, direi la mettiamo un po' a caso, tipo qua. Un attimo. Vai, vieni qua, dove sono io? Nel corridoio. Qui. Ok, mettila qui. Ecco, Ok, quella, funziona molto la bene. tua l'ho messa in alto a sinistra e la mia in alto a destra. Ok. Ok, gli alberi non li rompiamo questi, eh. Lo stavi rompendo. Ok, cosa facciamo adesso? Allora, ci siamo tutti un grandissimo pezzo di armatura. Allora, no, ma tu ancora non ti sei ripreso la spada, tieni. Infatti te l'avevo detto. Comunque siamo a 5, a 6 minuti di registrazione. Vediamo 5 minuti e 45. Allora, aspetta. Ok, aspetta, ti droppo una freccia, tanto a me me ne serve una. Che da prima dagli scheletri mi è rimasta. Che facciamo? Allora, Facciamo un direi nominiamoci sentiero? gli utensili. Eh? Ce li nominiamo gli utensili. Ok, io mi devo. Io lo spero, ce l'ho già nominato. Mi devo nominare il piccone e Io qui non ho la l'arco. spada. Poi magari se vogliamo in futuro ci potremmo fare anche l'accetta. Eccola. Guarda, guarda come l'ho nominata, tieni. Io il piccone l'ho chiamato picconcino di Seskin. Ok, me l'ha fatta. Ok. Fammi vedere. Spadina Piolina, grande. E il piccone io, picconcino, no. Picconcino Seschino. Ora mi devo enchantare l'arco. Ovviamente anche questi sono dei nostri soprannomi che ci siamo inventati noi. Archettino del Seschino. Ok, costo 2. Ora ho 29 di esperienza, cioè abbiamo anche le cose nominate, quindi ragazzi, molto bene. Già mi visto che noi siamo molto fortunati a trovare diamanti, ci potremmo anche buttare il piccone e la spada di ferro? Cioè, sì, però. Boh. Aspetta, tieni, guarda come l'ho nominato il piccone. Picconcino tocco morbidino. Potevi chiamare anche picconcino con tocchino morbidino. Però io ho ancora il libro con spine 2 e le altre 3. Ora me lo vado a posare. Guarda, io so già come nominare l'arco. Archettino del Seschino. No, Aechettino l'ho chiamato io. Aechettino, al posto della R ci ho messo la E. Guarda, guarda come l'ho nominato, dove sei? Ok, Sono enchant. arrivo. Protezione dal fuoco, però ce la potremmo mettere anche sulla corazza di diamante. Magari No, non te. l'hai messo protezione. Non lo puoi mettere più. Guarda, allora ti faccio vedere. Guarda. Buon Bowl of giorno. FMJ. FMJ che significa? Boh, non lo so, però mi sembrava figo. Bogunov FMJ. Non lo so che significa. Ok, raga, questo qua era un video più corto del solito perché dovevamo solo incantarci l'armatura. Ok, va bene, allora prendo il crano che siamo a 8, 9 minuti magari. Vabbè, raga, il grano lo prendo e lo prendiamo off camera. Facciamo un pochino di cose off camera. Illuminiamo un pochino quelle montagnelle. Però direi che per questo episodio da Vanilla insieme a mio fratello è tutto. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun video. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi, alla prossima. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao ciao.